Michi Animal Crossing. Inaspettato. Allora, amici, buonasera. Ieri ho esplorato un pochino per i cazzi miei e ho trovato cose giocando un attimo di notte. Ho trovato cose. Dimmi, non è, dimmi che non è un'emozione. Sì. Oh no, l'ho persa. È vero. Cos'è Papa Rosso? Geniale! Va bene, va assolutamente nel parco giochi. Proprio ora. Ti ho perso un'altra decorazione. Che palle! Allora. Altro oggi c'è la barca. Non ho ancora dato i soldi. Mi direi che possiamo bloccare quell'accesso, magari. Ci sta. Ma secondo me... Aspetta. Non volevo prendere la sedia. Mettiamo... Qua il cavallo a molla. E lì l'osso. E qui l'osso. Vediamo. L'ho trovato proprio su un albero. Va bene. Poi. Proseguiamo la nostra parte scientifica. Pensavo anche di fare un'altra cosa io, ovvero... Piazzare da qualche parte, vediamo, quello non manca, va bene, di piazzare da qualche parte non mi viene il nome, un tirannosauro, letteralmente mettere un tirannosauro. Secondo me ci può stare. Non è una così brutta idea. Ok. Forse però sarebbe meglio. Ho un'idea. No, la mia idea non mi piace. Va bene, facciamo così. Poi altra sedia. Terribile. L'ha messa veramente... No, aspetta. Però lo metto così. Anzi, togliamo questo. Piazziamo qua una libreria. Tranquillizzati. Va bene, posso metterlo sopra? Bello così, mi piace. Ok. Poi qui alta sedia. Ok. E direi poi un'altra qui. No, non libreria. Ah, ho finito le librerie. Ok, va bene. Ok. Va bene così.
E per ora questa è una buona parte scientifica. Però la libreria lì non mi piace. Non mi piace così di spalle. Magari ci metto altre sedie. Lì. Non sarebbe una bruttissima idea. Allora. Fanculo. Dai. Madonna, occupano veramente un botto di spazi. Ottimo. E poi qui ci va l'altra. Oppure no. Oppure no. Va bene. Questa è la nostra zona scienza. Manca una sedia, un bel paio di cose. Ora, dove mettere il nostro tirannosauro? Non ne ho idea. Ma, secondo me, da qualche parte un bel tirannosauro ci sta. Bello grande dall'alto, quindi. Qua, tipo. Questo è il torso. Per dire, è grandicello, eh. Però, secondo me, qui. Adesso perché. Ora. Lì stanno costruendo, va bene. Volevo prendere i fossili. Prendiamo anche la lumaca. Ah, sì! Aspetta, prima la lumaca. Poi ve lo dico. Bella lì. Ah, ma ce l'avevo già. Vabbè. Sono riuscito a prendere questa, la farfalla cobra, quella grande degli alberi, non riuscivo mai a prendere. Sono riuscito a prenderla. Niente male. Niente, niente male. Ok. Ne manca uno. Qui di fossile, se non sbaglio, esatto. Il mio piano ora è quello di andare da Blatero. Di andare da Blatero, fargli esaminare i fossili, vendere un po' di roba, insomma, vediamo. Lui dovrebbe dormire. Ho sbagliato. Gli do tutto insieme. Se c'è qualcosa. Vediamo. Tutti e quattro? Ok.
Allora niente. Vai. Va bene. No, però no. Benissimo, ora. Abbiamo... del tirannosauro. Tiranodonte, diceratopo, mammut. Coda del triceratopo. Ma sai che... secondo me un altro dinosauro ci sta. Io farei il mammut in onore di Hans Vorarlberg, però... però potrebbe, ecco, tipo qui. Allora io direi di piazzare, perché mi piace l'idea che ci siano dei dinosauri, coda. Poi torso. No. Non è lo stesso? Brachiosauro. Aspetta, torso triceratopo, coda triceratopo. Allora, la coda... vabbè, aspetta, c'è una cosa in mezzo, giusto? C'ha ragione lui. Va bene. Poi torso triceratopo, allora. Oppure semplicemente al contrario. Era semplicemente al contrario, pensa un po'. Ok, mi piace questa idea, veramente figa. Va bene. Ora raccolgo le mele. Queste sono arance. Raccolgo le arance, poi andiamo da Mirko e Marco. Prendiamo ogni cosa. E infine... niente. Aspettiamo l'ultimo abitante. Bene. Sbagliato. Ok. Ok, e il mammut anche volevo mettere. Io voglio metterlo davvero il mammut. Dove non lo so. Però quella parte mi piace veramente tanto, la trovo carinissima. Ma mai contro il mio parco di oro. Guarda che bellino. Ora, dove ci starebbe bene un mammut? Da nessuna parte. Zona uccellini. Qui siamo vicini alla zona bagno termale, quindi forse un mammut non è poi proprio adatto. Però qua secondo me ci sta bene.
Ok. Qua sì. Molto bene. Molto molto bene. Quindi per questa credo di dover aspettare ancora un po'. Direi di andare da Mirko e Marco. Cosa hanno come articolo del giorno? Boomerang e banco da lavoro grezzo. No, banco da lavoro grezzo. Nonostante ne abbiamo già uno gratis, da poter vendere, non lo voglio vendere. Sta bene lì. È carino. Fa il suo. Allora. Ma sai che la Cressida non ci starebbe secondo me così male nella biblioteca? Biblioteca all'aperto. Allora, direi Brachiosauro. Sì. Poi. Ok. E l'erbaccio. Mi devi dare 20.000. Minimo. Sana Eva. Va benissimo. Non mi lamento. Non mi lamento. Per niente. Va bene. Ho anche l'inventario vuoto. Va alla grande. Ora. Ora. Andiamo a dare il nostro denaro al quello per il ponte. Che belli. Dinosauri piazzati lì. Ah, mia sorella poi mi aveva detto di controllare anche il negozio da cui siamo appena usciti. Per vedere se c'è qualcosa. Me ne sono appena ricordato. Quindi tu proprio non ti risblocchi, fanculo. E bacio. Me la rivedo. Andiamo. No, eri tu che mi dovevi regalare qualcosa, ma non mi regali un cazzo. Però anche la Clessida comunque non, secondo me non ci starebbe malissimo, eh. Vediamo cosa vendono. Ok. Cronometro. Ok. Mi vendete altro? No. Ci sta bene la tenda da... Cioè la tenda, il sacco a pelo nella zona campeggio, però. È più estetico che alto, mettiamolo così. Va bene, forse... Non ho venduto le bacce. Questi anche possono cambiare. Vediamo. Come state? Ok, allora. Miglia di nuke. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Catalogo nuke. Finicottero e triciclo. Niente di che. Ansia. Fenirotero guarda, anche carino, ma 3.000 stelline per il fenirotero sono decisamente esagerate. Decisamente esagerate. Quindi
Andiamo. Diamo ogni risparmio al nostro amico. E poi direi. Denaro. Magari scuotiamo un attimo gli alberi mentre. Andiamo. E i rami magari me li prendo dopo. Quanto denaro? Ah, ecco. Non mi avevo insospettato, cazzo, ogni albero mi dà denaro, è eccessivo. Però quasi. Va bene, io lo consegno, poi magari faccio un giro per i cazzi miei. Nel caso vi faccio vedere eventuali aggiornamenti. Va bene. Vediamo. Sì. Vabbè. Amici, dove cazzo è il microfono? Non stavo trovando il microfono. Amici, Animal Crossing. Nuova parte, nuove cose. Oggi dovrebbe esserci il negozio di Magostino. Già l'ha fatta. Va bene. C'è un asciugamano qui. Perché se no la lattina di Monster mi bagna la scrivania ed è un problema. Ok. Ora, credo che stia diluviando fuori a Narnia ed è sgradevole. Esatto. Ho spostato il tirannosauro. L'ho messo qui. Mi piaceva un goccino di più. Voglio vedere una cosa. Non so perché ho fatto tutto sto giro. Voglio vedere se qualcuno ha comprato la casa. Perché se nessuno ha comprato la casa. Andiamo a prendere un biglietto, cioè so che posso è venduta! Ok, ottimo. Bella mossa. Dicevo, so che posso reclutarli nuovi abitanti, quindi. Madonna, dopo essersi lavati i denti. Esperienza. Poi potevo lavarmi i denti dopo averla bevuta, sono d'accordo, ma. Il consiglio intellettivo è -1, quindi. Ora, dovremmo avere entrambi i negozi. Abbiamo il massimo di abitanti. Secondo me, finiamo due o tre ponti. Chi è che. Diana. Oh, Lady D. Dicevo. Mettiamo due o tre ponti. Cosa vuol dire altre 1000 parti? Tecnicamente. Non dovrebbe mancare così tanto alla fine. Cioè, questa è la parte 45. Giusto? Sì, questa è la parte 45. Dura un bel po'. Vediamo se supera la durata di Death Stranding. Per ora mia serie più lunga sul canale, che comprende ben 51 video. Oh, questo ragazzi ci è andato vicino. L'ho completato in 49. Vediamo. Animal Crossing. Allora, adesso vorrei dedicarmici completamente ad Animal Crossing. Cioè, vorrei cercare di completarlo
Non dico che non è possibile, perché non ho fretta, però ecco. Evitare di portarmelo fino a metà giugno. E siamo a fine maggio. Quindi dovremmo riuscirci, spero. Mi auguro, onestamente. Non lo so. Ok, non ti chiamo a pancia così. Allora, altri fossili. Vediamo un po'. Cespuglio. Gentilissimo. Ok, non vorrei che sia lì un fossile. Sarebbe, diciamo così, sgradevole. Ok. No, Madonna, non riesco mai a utilizzarlo. Oh, foglia! Cos'è? Poltrona di rattan. Ok. Oh! Notifica da Vinted. No, hanno venduto un articolo che avevo salvato. Questa si chiama tragedia. Va bene. Non so se poi mi avvisano in qualche modo quando io posso proseguire, cioè nel senso quando possiamo chiamare KK. Si è messo a scuotere il labbro. Invece che ah! Succede. Nessun fossile, anche uno è lì. Cazzo, in spiaggia praticamente. Cioè, ieri questi mi hanno fruttato tanto di quel denaro che ho rischiato di diventare uno sceicco e adesso. Gentile, da parte tua. Ok. Molto bene. Molto molto bene. Ora prendiamo quell'altro. Sbagliato io. Ok. Qualcosa qui? Avevo mezzo visto un'icona, no. Me la sono immaginata, ok. Benissimo. Ah! Non capivo da dove venisse la musica. Va bene. Arance.
Direi basta, in realtà non abbiamo nient'altro da prendere, dico. Ora. Ciao, allora. Vediamo che cosa abbiamo, sì. Ok. Tutti e quattro? Bene. No, va bene così. Allora, noi stavamo facendo un tirannosauro, un mammut e cos'altro stavo allestendo? Non mi ricordo. Speravo che qualcuno mi regalasse qualcosa. La sedia che abbiamo appena preso dagli alberi potremmo metterla, non saprei dove, però c'è davanti a qualche casa. Ok. Ho sbagliato. Va bene. Figo! La Madonna. Molto figo questo, però. Un pelo eccessivo come costo. Ma giusto un'idea. Ok. Ovviamente molto caldo, potrei aprire la finestra, ma pure a che piova. Può essere sgradevole. Vediamo un attimo. Il nostro dinosauro. Il nostro primo dinosauro è qui. Cosa abbiamo? Teronte, no. Torso dell'anchilosauro. Quello è il tirannosauro. Questo? Decisamente no. Questo è un... Ok, questo ci può stare nella biblioteca. Vuoi ricordarmi che cos'è questo? Ah, è un triceratopo. Ok. Va bene. Allora non ci faccio nulla. Ah, ho trovato un cuscino. Allora, qui fuori lui ha già un po' di cose. Qui non c'è niente. Quindi secondo me... Esatto, una bella poltrona. Ci starebbe bene. Poi vendiamo ogni cosa adesso. Vendiamo tutto. Vediamo il catalogo Nook anche.
C'è il catalogo Nuke, vediamo cosa ci offrono Mirko e Marco. Ma aspetta! È un cabinato! Sarebbe figo! Secondo me costa un rene, però. Vendiamo. Prima vendiamo. No, il cuscino lo tengo, dai. Ok, non è male. Bello, eh? Bellissimo. Uno spettacolo. Vabbè, voglio vedere com'è il negozio di cosa? Di Agostina. Poi diamo i soldi al nostro amico. E basta. Non abbiamo molto altro da fare oggi. Magari mi faccio il giro per i cazzi miei e creo completamente il ponte, cioè nel senso lo pago del tutto. Bello! Anche lei mi segue proprio. Va bene. Abbiamo il nostro negozio di vestiti. Fico. Ora. Diamo del denaro al nostro amico. Non credo basti per il completamento del ponte, quello che ho. Magari se la prendo anche la medicina è meglio. Esatto. Mi faccio banalmente un giro per i ragazzi miei, poi nel caso registro un'altra parte. No, tanto concludiamo questo con anche la valutazione dell'isola. E ne manca molto ancora. Ne mancherebbero 30.000 giù di lì. Più o meno. Sì. Bene. Molto bene. Non so benissimo cos'altro fare nell'isola. E bacio. Lui?
da qui. È da un po' che non entriamo abusivamente nelle case degli altri. Quindi c'è bacia, non la prenderò mai. Va bene. 15 di piede e 15 bacia. Non sembra nemmeno così brutta. Non saprei benissimo dove piazzarla, però non sembra male. Isola. Che isola, valutazione. Bene. Ah, uno schermo. Cos'è un'arnia? Sbagliato. Ah, ok. Però non ce l'ho una zona. Potrebbe stare nella zona uccelli. Quella con le due panchine e tutto. Però rovinerebbe l'atmosfera, secondo me. Non lo so, devo vedere. Intanto, tanto mi dia 2 stelle, secondo me. Ciao. Vediamo. Sì. Ok. Ah, vabbè, è quello del piatto. Ok. Scavo, c'è una cosa. Pianto milioni di fiori adesso. L'idea del giardino non è ancora uscita dal mio cervello. Ok, bene, dai. Ci vediamo con la 46esima parte.